mostra nasce dal fatto di voler dare consapevolezza in maniera concreta a questa giornata. Sappiamo tutti che oggi è la giornata della consapevolezza sull'autismo e non c'era occasione migliore per dare dimostrazione di come anche un ragazzo affetto da autismo come Antonio Di Palmo, che è un mio allievo, che frequenta la mia scuola da ormai 3 anni, riesce a trovare nell'arte un canale di comunicazione non verbale ma grafico visivo. Quindi l'arte diventa, ha un potere forte, relazionale anche e comunicativo soprattutto, sicuramente non fatto di parole ma fatto di forme e colori, ed è proprio questo il mondo che Antonio riesce a creare attraverso l'arte. L'arte ha un linguaggio universale, quindi fruibile da tutti e capibile da tutti, ed è anche molto molto più potente rispetto a quello che possono essere delle parole. L'arte riesce ad avvicinare etnie diverse, culture diverse, stati sociali diversi. Figuriamoci se non riesce a mettere insieme anche ragazzi che hanno solo una difficoltà comunicativa e nient'altro, perché Antonio riesce a relazionarsi benissimo nonostante le sue difficoltà, il suo stato autistico, e lo fa proprio in questo modo, attraverso l'arte. Quindi l'arte è salvezza e cura. Allora, da un punto di vista artistico, Antonio è molto singolare, è molto riconoscibile nel suo stile. Le sue linee sono semplici, nette, ben marcate, le campiture sono nette, molto definite, usa colori molto brillanti, soprattutto colori primari, e racconta il suo quotidiano, la sua vita, le sue emozioni attraverso ciò che lui ha vissuto, ma non disdegna anche di voler omaggiare grandi artisti attraverso una trasformazione, una rivisitazione di alcune opere importanti della storia dell'arte, come quelle che possiamo ammirare anche alle mie spalle. Sono delle immagini di Botero, delle immagini di Frida Kahlo, ma soprattutto lui racconta la sua vita attraverso le immagini e i colori, quindi comunque un'arte molto semplice ma che riesce ad entrare emotivamente in ogni fruitore, in ogni persona che si ritrova davanti questi splendidi e coloratissimi quadri.